Quell'inverno si presentava con una veste davvero anomala per le pochissime precipitazioni. La natura aveva i colori del verde sbiadito. Non pareva certo di trovarsi a oltre 1400 metri sulle Dolomiti. Nel paesino di Mazzin tutto sembrava avvolto da un'aura di mistero. In verità, l'arcano c'era e come. Bisogna sapere che in una zona poco sopra il paese vi era un bellissimo lago. Aveva dei colori unici al mondo, che andavano dal rosa chiaro al celestino, dal blu acceso al rosso scarlatto. Era il lago di Antermoia. Lassù si raccontava che un tempo vi fosse un castello. C'era chi diceva ci vivesse un principe, altri uno stregone buono. La leggenda veniva alimentata da un fatto. Due volte l'anno, quando in paese aveva luogo la fiera, arrivava un bel forestiero. Vestiva da pastore, si comportava come un gentiluomo e sorrideva a tutti. Comperava alcuni capi di bestiame e della farina di segale, poi spariva. Così c'era chi sosteneva fosse il principe di Antermoia. Quel giorno, Dona, una ragazzina che abitava con la zia sulla piazza del paese, aveva avuto l'idea di andare a fare un giretto fino al lago di Antermoia. Suo nonno gli aveva descritto molte volte le bellezze di quel luogo. Era arrivata in cima. Desiderava vedere il lago, ma doveva fare presto. In inverno il sole tramonta prima e... Che meraviglia! Il sole tenue illuminava le rocce bianche che, rispecchiandosi nel lago, apparivano anche più rosee di come le aveva descritte il nonno. Dona rimase lì un bel po' e non si accorse che il sole stava tramontando. E adesso? D'istinto si avvicinò a un grande larice. Raccolse alcuni aghi e delle foglie secche, tentò di fare una sorta di giaciglio e vi si rannicchiò. Sarebbe stata capace di sopravvivere? Si era vestita bene, ma non era preparata a dormire all'aperto a quasi 2500 metri a gennaio. Era lì, tutta stretta nei suoi pensieri, quando le parve di udire delle voci. Sua zia le raccontava che il lago di Antermoia era un luogo di ritrovo delle streghe. Volavano fin lassù per farsi il bagno e per incontrare gli stregoni della valle. Tese bene le orecchie e sentì. Questa notte un temporale con i fiocchi scateneremo e tutto distruggeremo. L'autunno passato, quel prete di Mazzin, un occhio mi ha accecato. Delle campane un battocchio mi ha fatto saltare un occhio. Lassù, con lo strigo di niente voglia, ci troveremo. E un bel bagno nelle acque fredde ci godremo. Per tutti i mali, al sas de Dona facci volare. Uno, due, tre. Tutto sembrava tornato come prima in paese, ma passati alcuni giorni, Dona e la zia notarono che i loro compaesani parevano strani, erano più irritabili, avidi e senza scrupoli. L'incantesimo della strega era stato così forte che era giunto fino al paese. Gli abitanti di Mazzin divennero collerici. È da allora che vengono soprannominati pelacristi, ovvero gente capace di prendersela anche con un povero Cristo. Da allora il lago di Antermoia è conosciuto anche come Lac de Dona. I colori e l'ambiente sono ancora gli stessi e se passate da quelle parti e siete fortunati, potreste ammirare ancora sia il castello che il bel drago.
Un sacco di anni fa, a Campitello c'erano moltissimi fabbri. L'attività dava di che vivere a tutte le famiglie di quel paese, dove tutti vivevano in pace e tranquillità, fino al giorno in cui arrivò uno strano giovane. Era un bel ragazzo, alto, biondo, dagli abiti sembrava ricco. Diceva di provenire da Siosi. Aveva un curioso accento, grazie al quale, insieme al suo fare galante, aveva da subito fatto girare la testa a parecchie donne. Fra queste vi erano anche due sorelle, sposate con i più bravi fabbri del paese. Erano riuscite a conoscere il giovane forestiero che aveva confidato loro il suo segreto. Vendeva una polvere miracolosa, la quale riusciva a tramutare ciò che si voleva in denaro. Le due morivano dalla curiosità di saperne di più. Per avere la mia polvere dovete comprare delle capre e portarle al pascolo, su quel pendio al di là del torrente. Lassù l'erba è migliore. Dovete governarle, mungerle e fare il formaggio con le vostre mani. Ne parlarono con i rispettivi mariti, i quali le invitarono a togliersi dalla testa certi pensieri assurdi. Passarono alcuni mesi, finché un giorno la sorella maggiore e il marito si recarono nella zona indicata dal giovane. Videro che il pendio esisteva realmente. E così, comprate le capre, le portarono a pascolare nella località suggerita. Il latte aveva un sapore unico e il formaggio era speciale. Cominciarono a guadagnare molto bene. E la sorella più giovane? Ella non ci stava a dover andare al pascolo con capre e caproni, ma non voleva nemmeno rinunciare alla polvere miracolosa. Così tornò dal venditore. Il ragazzo le raccontò che sul confine tra Campitello e Cavazzei, oltre il bosco da Ronc, si trovava una caverna detta Cevena dal Vin, Cantina del Vino. Lì era nascosta una bottiglia. A causa di un sortilegio, parte della sua anima era imprigionata in essa. Se lei fosse riuscita a portargliela, il mercante sarebbe stato liberato dall'incantesimo e gli avrebbe donato la polvere magica. La donna si persuase e il giorno seguente partì. Non era avvezza però a camminare, tantomeno nel bosco. Inciampava in ogni ramo o radice. Ad ogni modo, a un certo punto oltrepassò il bosco da Ronc e notò del fumo uscire da una grotta. Intese di essere arrivata e vi si infilò. Grazie a un raggio di sole che entrava dall'alto, riuscì a intravedere una fila di bottiglie. Apparivano tutte uguali, finché non vide che in una vi era qualcosa che si muoveva. Vuoi vedere che è questa la bottiglia che cercavo? E in seguito tutti gli abitanti di Canazzei si guadagnarono l'appellativo di Pazzi Dins dal nome del recipiente magico. Roberto imparò a fare delle botti in legno che rendevano i crauti i più buoni di tutto il Trentino, tant'è che gli abitanti della frazione di Cries vennero soprannominati Botaces. Giulio, invece, non lo vide più nessuno. Arrivato a casa, prese in mano la ciotola, ma quando espresse il desiderio di vedere la divena, gli apparve una donna alquanto brutta, che aveva per gambe due monconi. Abito che non sei altro. Non sono la divena, sono un pelendron. A causa della tua bramosia perderai tutto e anche la frazione dove vivi si perderà con te. Lo attirò a sé con i lunghi capelli grigi. Insieme volarono fino ai piedi della parete sud del Pizze Giavazzes e lì sparirono in un crepaccio che da allora si chiama Ciamin dall'Inferno.
Il luogo dove i tre amici incontrarono la vivena con i camosci ha preso il nome di Sasta e Chavorches. Lì, ancora oggi, è molto probabile che incontriate qualche camoscio. E, se avete fortuna, anche una vivena. Grazie a ogni singolo fra voi, veramente vi abbiamo sentiti tutt'uno con noi da quest'altra parte della scena. Grazie a Fabio, grazie a tutti. Fatemi dire, aspetta, forse se qua vuole svoltare una slide, vi volevo far vedere una foto dell'autrice anche. Eccola qua, Alberta è in mezzo a noi, per esclusione la potete individuare. Quindi lei ha fatto queste belle ricerche. Eh sì, più o meno. Ha fatto questa bella indagine, queste ricostruzioni, e grazie a lei c'è questo bellissimo libro che voi potete trovare all'esterno. Dunque, ne trovate due versioni, mi pare, Pat. Infatti potete rivolgervi al mio collega Patrizio per il libro che voleste portare a casa. Trovate naturalmente molte più leggende di quelle che noi vi abbiamo riportato. E trovate anche il nuovo libro successivo a questo sulla storia delle Dolomiti, come sono nate, tutto quello che c'è da scoprire sulle Dolomiti, che è veramente un'altra pubblicazione meravigliosa di questa autrice del territorio. Quindi speriamo di avervi lasciato qualcosa di interessante da questa serata, e speriamo anche di rivederci complice Fabio e il Circolo Culturale Ricreativo Varna. Evviva il Circolo Culturale Ricreativo Varna! Evviva la biblioteca e il comune. A questo proposito, nella nostra sede. Vedere così tanta gente, speriamo di entrarci. Grazie a tutti, grazie di essere venuti, di essere tornati a Varna. A tutti e tre, il terzo è di là, vicino ai libri che vi sta predisponendo. Grazie. Grazie. Grazie.